Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati a giocare a Pro Cycling Manager, ma oggi lo andiamo a sfruttare per andare a simulare la Liegi Bastogne Liegi che si correrà domenica. Andiamo a simularla con la squadra del nostro favorito, che è il mio favorito, è Tadej Pogačar, e andiamo a vedere cosa succede. Oltre a questo, andiamo a parlare direttamente di questa gara. Allora, prima di tutto andiamo a creare la nostra squadra. Mettiamo i corridori che sono più in forma. Quindi, attenzione, Tadej, il nostro capitano, però non è in forma. Poi mettiamo Almeida e Yates, che sono anche dei corridori che la faranno. Aiuto, non in forma, sì, non è in forma. Groschartner. Ok, proviamo a fare una cosa di questo genere. Irsci, che correrà tra, è addirittura fra i favoriti. Ok, abbiamo altri due corridori che devono tirare forte. Vediamo chi può essere. Ok, andiamo a scegliere i materiali. Anzi, arrivati a questo punto, scegliamo i materiali perché quando andiamo a fare le gare, non nella corriera del giocatore singolo come abbiamo fatto fino adesso, possiamo anche andare a scegliere il tipo di bici e le ruote che gli andiamo a mettere. Allora, ai capitani, che potrebbero essere Almeida, Hirschi, Pogačar e Yates, lasciamo questo equipaggiamento. Ai gregari che dovranno tirare, gli mettiamo almeno le ruote da 50, e quindi la bicicletta si trasforma in una bicicletta più aerodinamica. Quindi Pollitt e Christer, 50-50, applica, e mettiamo che è Groschartner. Vediamo, siamo così, gli mettiamo un 35-50. Ok, intanto che carica la gara, approfittiamo per parlare di questa classica Liegi-Bastogne-Liegi, che è una classica monumento che manca a Van der Poel, che sarà uno dei favoriti principali di questa gara, anche se che secondo me è un po' duretta per lui e savrà la condizione che ha fatto vedere all'Amstel. Non so se sarà davanti a giocarsela tra i favoriti. Il bello di questo gioco è che possiamo simulare la gara, il brutto è che non ci sono i corridori che ci sono realmente, purtroppo, però giustamente non può sapere chi corre in questo momento, tipo Roglic non ci sarà, Roglic che assieme a Vingegaard e Evenepoel, Vine sono caduti al Catalunya e si sono fatti molto male, e Roglic è uno di quelli che fortunatamente per lui gli è andata bene, ma non sarà al via la Liegi. Sicuramente vediamo anche Vingegaard, esatto, sul team Visma. Ci sono tanti corridori che non ci saranno, purtroppo, ma comunque esce fuori una simulazione carina, una simulazione anche abbastanza reale, perché chi vedremo qua davanti, poi secondo me li vediamo anche davanti nella gara vera, che vedremo poi domenica. Sono riuscito a cambiare le maglie, seppure Pro Cycling Manager 2023, quindi è ancora più carino perché è tutto più reale, le squadre sono vere, i corridori che ci sono all'interno sono veri, tipo nel team UAE che sto utilizzando io c'è Jan Christen, che l'anno scorso era un under 23 e non correva neanche coi pro in motocarriera. Le maglie sono cambiate, vediamo la Visma, vediamo la Lidl Trek che è nuova, la Decathlon, la Stana con le nuove livrea, il team DSM, qui è tutto molto più carino. Il circuito è quello reale, i 248,7 km che faranno anche i corridori. Prima parte di gara che secondo me, come tutte le gare, andrà via una fuga e noi la facciamo andare. Non mettiamo nessuno dentro la fuga perché, onde evitare di essere senza corridori, meglio prevenire in questo caso. Andiamo a vedere i favoriti che ci saranno domenica questa alla Liegi. Vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata al mio sito DS Cycling, vi lascio qua sotto in descrizione il link per andare anche a leggere l'articolo sulla gara. Attualmente sono usciti pochi articoli nel sito, ma sono po è pochi giorni che online, e quindi vi consiglio di andare a darci un'occhiata. Intanto la corsa sta per partire. Come vi ho accennato prima, queste sono tutte le maglie nuove. Portiamo tutti i corridori davanti, prima di tutto. Allora, Jan Christen, perfetto, è davanti con Poggi. Poggi non è in forma oggi, quindi dobbiamo puntare su qualcun altro.
penso che Almeida in buona condizione. Vediamo Yates. Yates potrebbe essere il capitano. Yates potrebbe essere il capitano. Dobbiamo inventarci un qualcosa per rompere la gara. Tanto facciamo scattare tutti, portiamo tutti i corridori davanti, importante perché inizio gara. Che Yates qua davanti, facciamo così, Nils Pollitt lo usiamo per proteggere Yates. Felice Groschachter, anche lui sta andando davanti, però sta spendendo tanto. Anche la maglietta Ineos molto carina, quella che utilizzano loro. È la maglietta più porno, comunque secondo me rimane quella del team 1X. Se vi siete persi l'ultimo DS Cycling, anche il primo, vi consiglio di andarlo a guardare, che parlavamo proprio delle biciclette che stanno utilizzando nel team 1X. DS Cycling, oltre ad essere il mio sito e la rubrica che farò anche qua su YouTube una volta a settimana, il martedì alle 18 dovrebbe essere l'orario indicato, è anche su Spotify. Quindi se non volete vedere il video, c'è anche la possibilità di ascoltarlo su Spotify. Molto semplice da cercare, basta cercare DS Cycling. Appena la corsa si assesterà, possiamo tornare a parlare della gara. Intanto, stavo notando che Almeida l'hanno fatto anche abbastanza veloce. Ok, diciamo che Groschachner protegge Almeida. Anche se in realtà, no, Hirschi era l'altro. Potrebbe essere Hirschi l'altro capitano, sì, facciamo che protegge Hirschi, dai. Ok. Bene, rimaniamo qua con Poggi. Tanto approfittiamo per vedere cosa sta succedendo. Questa è la coda del gruppo. Questa è la testa del gruppo con i corridori della Lidl Trek e i corridori della De Koenig. Corridori della Lidl Trek davanti per Schelmose. Schelmose che è uno dei favoriti anche di domenica, ovviamente. Schelmose che questo mercoledì alla Amstel Gold Race, no scusatemi, alla Freccia Vallone, ha rischiato l'ipotermia. Immagini molto, non molto belle quelle che si sono viste di lui che non riusciva a scendere dalla bici, l'hanno dovuto prendere in braccio per spostarlo. Hanno patito tanto tanto freddo in quella gara. Intanto, Jan Christian è qua per tirare, quindi mettiamolo a tirare. Ok, e quindi Nils Pollitt, diciamo che Almeida, facciamo Groschachner, protegge Poggi. Ok. E quindi stavamo parlando della Freccia Vallone, scusate. Freccia Vallone, che è stata una gara molto strana perché era molto molto fredda. Infatti i corridori sono partiti per i primi 70-80 km col sole, temperature anche più alte rispetto a quelle che si aspettavano. Dopo questi 80-90 km il tempo è cambiato da così a così, quindi dal sole che c'era è arrivata la pioggia, misto neve con grandine, e ha tagliato fuori tanti big. Insomma, tanti corridori in realtà hanno pensato, in realtà non tutti, perché tipo Schelmose stava morendo di freddo, ma tipo un Tom Pidcock che al secondo passaggio sul muro di Wi si è staccato, secondo me ha pensato un po' anche alla Liegi, siccome è uno dei favoriti, e secondo me essendo un corridore britannico che è sempre stato un grossista, non dico che si trovava bene con quelle temperature, però non penso che era il suo problema principale. Quindi, come vi accennavo prima, secondo me il favorito numero uno è comunque Tadej Pogačar. Infatti, proprio per questo stiamo correndo su Pro Cycling Manager con il team UAE. Il secondo favorito, il secondo uomo che secondo me arriverà a podio, è proprio Tom Pidcock. Non vi ho accennato di Van der Poel, forse ve l'ho accennato ad inizio video, ma secondo me intanto possiamo andare in Spolit a prendere acqua. Secondo
Secondo me per Van der Poel questa gara è un po' troppo dura. Infatti approfittiamo, vediamo l'altimetria che purtroppo qua non rende tanto, ma è tutto un sali e scendi. Negli ultimi 50 km, quindi già quando i corridori hanno 50, 200 km nelle gambe, inizia a essere ancora più dura. La corsa si farà nelle ultime côte, quindi chi avrà più gamba salterà fuori, e sono côte anche molto dure. Dopo le andremo a simulare nel gioco. Nel gioco, secondo me, non faranno tanta differenza come la faranno poi nel video. L'ultima côte, che secondo me è quella che farà di più la differenza, sarà la Rochefoucauld. Non è proprio l'ultima, ma la penultima. Per capirci questa che vediamo qua. Stiamo parlando di 1,3 km al 10,1% di media. La parte quella dopo la Rochefoucauld è un'altra piccola côte che rimangono i corridori con più gamba, perché se anche non si fa la selezione sulla Rochefoucauld si fa appena dopo, quindi da qua in poi o arriverà un gruppetto o ci sarà un corridore in solitaria, che secondo me sarà sempre lui. Come in realtà ha fatto anche Remco negli ultimi anni, perché non abbiamo parlato del palmarès della Liegi-Bastogne-Liegi, però nel 2023 e nel 2022 a vincere è stato Remco Evenepoel. Nel 2023, lo scorso anno, ha vinto con la maglia di campione del mondo, staccando Tom Pidcock, che è arrivato secondo, davanti a Buitrago e Ely. Soprattutto Pidcock, parliamo di lui perché già in meno 40, quando la corsa in realtà eravamo già lontani dall'arrivo. Oddio, cosa ho schiacciato? Sistemiamo un attimo qua. Ok, già quando eravamo lontani dall'arrivo sulla Redoute, se non ricordo male. Allora, scusate, ma mandiamo Groschakler a prendere acqua. Già quando eravamo sulla Redoute, Remco ha deciso di staccare tutti. E la cosa più impressionante lo scorso anno è stata che ha staccato Pidcock di ruota, con una naturalezza. L'anno scorso la cosa brutta è stata il peccato di non vedere Pidcock e Pogačar e Evenepoel che si scontravano uno con l'altro, perché Pogačar a inizio gara è caduto e poi si era fatto male e quindi si è dovuto ritirare. Poi è stato fermo anche dei mesi per la rottura di non mi ricordo quale osso. E poi è rientrato direttamente al Tour de France. Quindi l'anno scorso ci siamo persi lo scontro tra Pogačar e Evenepoel. Evenepoel che l'anno scorso praticamente senza rivali era. Vi stavo raccontando di come ha staccato Pidcock. Che Pidcock lo scorso anno è arrivato secondo qua alla Liegis, è arrivato terzo all'Amstel, anche l'ha staccato malissimo da Pogačar. Mi dispiace in realtà un po' per Pidcock su strada, perché ha questi fenomeni che vanno tanto più forte di lui, purtroppo. E il bello è che se invece andiamo a vedere una gara di XCO Olimpico, tanto partiamo con la Côte de Stokaux. Anche qua Prosegui Manager ci fa vedere la sua lunghezza, 2,7 km con... Ah no, ok, sarà tra 2,7 km, abbiamo 1 km al 10,7%. Tanto Jan Christen fa una bella andatura perché vogliamo rompere le palle a tutti. Ok, allora intanto andiamo a riprendere chi è dietro, tipo Hirschi, mettiamo a un'intensità un po' più alta. Poggio è molto tranquillo. E vi stavo parlando di Tom Pidcock, che in realtà qua le prende da tutti. Quindi Evenepoel, Pogačar, quando capita Van der Poel. Quando poi lo vediamo correre una gara di mountain bike, le dà a tutti. Allora, Jan Christen, bene, sta tenendo una bella andatura. Ah, attenzione, attenzione perché stanno accelerando. Vabbè, Hirsch aumenta. Hirsch è un altro dei favoriti. Yates anche. Almeida anche. Sono tutti corridori che la correranno realmente assieme a Pogačar. Quindi
UAE avrà un squadrone folle. Bravo Jan Christen che sta tirando molto molto forte. Vediamo dall'elicottero com'è preso il gruppo. Gruppo che è abbastanza allungato in realtà, non tanto perché mancano ancora 70 km all'arrivo. Non l'abbiamo detto, ma davanti ci sono 5 corridori in fuga. Uno è De Bont del team Decathlon, Matthew Dinham, Jenny Vermesh, Van Edvelt e Arnold Teada, corridori anche papabili per l'edizione reale, tra questi soprattutto Van Edvelt. E ritornando a noi, vi ho accennato i favoriti, ma nella prova di domenica possiamo anche andare a vedere gli outsider. Magari si giocherà un secondo posto. O magari sì, giocheranno la vittoria, si coalizzeranno tra di loro per buttare giù l'UAE e buttare giù la Alpecin di Van der Poel. Oltre a Schelmose che vi avevo raccontato prima, il team Bora schiera Vlasov che in queste corse non è mai da sottovalutare perché lo troviamo sempre davanti tra i primi, quindi occhio anche a lui. Sarà Matej Moric per la Bahrain Victorious, anche lui. Dobbiamo stare attenti perché è un altro corridore da non sottovalutare. Forse un po' duretta, però, secondo me, per lui questa gara. Però, ovviamente, non è da sottovalutare perché se rimane davanti coi primi nella salita, sappiamo tutti cosa può combinare un Matej Moric in discesa, poi. Perché c'è discesa, 1 km, 2 km neanche, e arrivo. Quindi bisogna stare attenti. Allora. Felice, vai davanti a tirare, qua è salita e vai forte. Ok. Oltre a lui ci sono altri corridori tipo del team Decathlon, Felix Gall molto forte in salita e nei pezzi collinari e soprattutto Benoît Cosnefroid. Cosnefroid che è arrivato davanti nel gruppetto Lamstel in undicesima, dodicesima posizione. Quindi appena dietro ai fuggitivi, ha vinto la Freccia del Bramante quest'anno, ha dimostrato una bellissima condizione e ha la Freccia che è una gara che gli si addice perché già nel 2021 era arrivato secondo, quest'anno è arrivato quarto. A fine gara l'abbiamo visto stremato perché ha sofferto molto il freddo. Difatti, tra le sue dichiarazioni ha detto proprio che ha fatto molta fatica per il freddo. La squadra l'ha portato davanti e grazie a quello alla fine poi ha provato a far l'arrivo, però non era in condizione. Chi era in condizione alla Freccia invece era Tobias Alland Johannessen, vincitore del Tour de l'Avenir nel 2022. L'anno scorso è stato il suo primo anno da pro, intanto mettiamo qualcuno che protegge Poggi, che potrebbe essere Almeida, dai. Quindi è stato il suo primo anno da pro l'anno scorso e si è fatto già ben vedere, soprattutto al Tour de France. E non solo, quest'anno è stato abbastanza sfortunato perché in una delle prime gare che si corrono in Francia aveva già praticamente vinto, poi ha deciso di alzare le mani e Lenny Martinez l'ha infilato all'ultimo. E dopo si è rotto la clavicola, quindi è un attimo ritardato la sua preparazione. Tanto parlavamo di lui ed è scattato in questo momento, ma noi non ci preoccupiamo perché abbiamo ancora dei uomini che possono chiudere sulle fughe, possono fare un'andatura bella alta. Classico del team UAE, tutti i corridori molto forti. Scatta Johannessen, Bilbao e Alaphilippe, ma noi non ci preoccupiamo. E vi stavo parlando di Johannessen. Per il suo sesto posto alla Freccia Vallone. La cosa che ha fatto abbastanza ridere, in un certo senso, che davanti erano in 30 corridori all'incirca e 5 erano del team 1X, che è un team professional, non è un team World Tour, che va su invito alle gare, praticamente a tutte le gare, perché hanno dei corridori molto forti, soprattutto negli ultimi 2 anni. Quando hanno iniziato ad ingaggiare Kristoff, Cort Nielsen, Leknesund, quindi sono invitati ovunque, anche al tour.
E lì vediamo sempre davanti. Intanto attenzione perché inizia la Redoute. Inizia la Redoute. Mettiamo Groshagna nella tirare un po' più forte. Allora, mettiamolo ancora più forte. Non ha ancora preso alla Philippe, questa cosa non va bene. Mettiamo tutti i corridori che hanno una bella intensità, se no si staccano. Allora. E vi stavo raccontando che tutti i corridori che hanno sono abbastanza, sono interessanti. Alla Freccia del Vallone erano in 5 davanti e una squadra nordica, sono quasi tutti norvegesi e danesi e loro non soffrono tanto il freddo come magari gli europei. E l'hanno fatto vedere e difatti tra le dichiarazioni di Johannessen è uscita fuori questa cosa che lui era contento della situazione che si era creata col freddo. Infatti, difatti, li abbiamo visti che proprio tutto il team stava bene, si vedeva proprio che erano a loro agio con quelle temperature. Johannessen, che è anche un corridore molto veloce negli arrivi ristretti, quindi. Per quello dobbiamo stare attenti anche a lui domenica questa. Intanto, Côte des Forges. 1,5 km, 280 metri di dislivello al 6,8%. Inizia la parte interessante della gara. Attenzione che noi siamo qua che sta tirando tutta la squadra, però davanti scatta Carlos Rodriguez, scatta Roglic, Schelmose. Inizia a essere molto interessante. Yates vai davanti, Hirschi anche. Inizia a essere interessante perché la gara si fa adesso. La gara si fa adesso, i favoriti stanno scattando. Nisbollit vai a tutta perché se no non li prendiamo più. Mi sono dimenticato di fare acqua. Vediamo se c'è Van der Poel. Vediamo se il gioco ce lo simula davanti. Perché potrebbe essere una. Vediamo, ok, intanto chi ha tirato può star là. Potrebbe essere una bella chiave di lettura, eccolo qua. Van der Poel è l'ultimo del gruppetto. Secondo me anche domenica farà così. O arriva con la forma della vita, ma se sarà quella che ha dimostrato l'Amstel, non penso. Rochefoucauld, attenzione, Rochefoucauld. Come vi ho raccontato prima, 1,2 km al 12%, ci dice il gioco. In realtà Pro Cycling Stars dice al 10,1 e momento chiave della Liegi. Mettiamo davanti Almeida a tutta. Hirsch e Yates li teniamo per dopo. Pollitt esplode adesso. Mettiamo Almeida che fa una bella menata davanti. Una bella rasoiata con Pogacar a ruota. Ecco qua, il pezzo più duro. Il pezzo più duro. Vediamo se riusciamo a farcela. Ecco, questo è il pezzo più duro. Qua siamo al 20%. Roglic dice basta. Roglic dice basta e questo è il momento perfetto per partire. Almeida, basta. Poggi, attenzione, segui Carlos Rodriguez. Allora. No. Ok. Attenzione che Hirschi e Yates sono rimasti appena qua dietro. Proviamoci, perché secondo me sarà anche quello che succede poi. Tanto Tao Gegenhardt, che dal vivo non la farà. Mettiamoci qua a ruota. Allora, proviamo a imporre un ritmo ancora più alto. Tanto mettiamo un attimo in pausa perché. Ok, Hirschi è a blocco, Yates anche. Qua davanti c'è Guillaume Martin, Madouas e Nelson Poles. Altri due corridori che non abbiamo nominato anche per la gara di domenica sono Madouas e Grégoire della Groupama. Arrivati in cima, Peyo Bilbao che ci sta provando. Niente, non si staccano. Non si staccano. Non si staccano, potevamo partire in contropiede, ma. Dobbiamo partire in contropiede, ma no. Allora, siamo in 4 davanti. Se la perdiamo siamo dei polli.
possiamo sacrificare il meno veloce. Giochiamo da astuzia. Non tiriamo. Stiamo qua. Yates intanto proteggi Taddei. Ok. E ce la giochiamo in volata. No, mettiamo Almeida che è quello più cotto a tirare. Reparte Paulès, Thomas, Bilbao, Madouas. Madouas e Grégoire che dal vivo sono altri due corridori interessanti che potrebbero scompigliare il banco. Allora, giochiamo d'astuzia. 5 km, come dal vivo. L'arrivo è in pianura, quindi sta già partendo la volata. Pogačar è il nostro più veloce e anche il favorito. Quindi mettiamo Hirschi che ricopre la ruota. Ok. L'ho segnato bene. Pogačar deve seguire Yates, che comunque ha una bella sparata Yates. Yates va dietro ad Almeida che si prende il gellino. Facciamo un bel trenino e vediamo cosa riusciamo a combinare. Bravo Almeida. Ecco, Guillaume Martin, il gioco me lo segna qua davanti, ma secondo me dal vivo lui non potrebbe mai essere in quella posizione in una discesa. Allora, gellino per tutti intanto. Bene. Allora, abbiamo Madouas, Paulès, Bilbao, Johannessen, Julian Alaphilippe, che forse anche lui magari una top 10 la potrebbe anche fare. Teuggo-Gernaert, Vingegaard, che non ci sarà. Van Gils, anche lui è un buonissimo anti-outsider. Allora, intanto buttiamo Yates davanti. Yates davanti, ecco, Martin non ci dà fastidio. Allora, la volata è iniziata. Facciamo partire uno, Pogačar e Hirschi. Siamo in ottima posizione. Martin sicuro esplode. Paulès, attenzione a Paulès che non ce l'aspettavamo. Al photo finish, attenzione, l'abbiamo vinta davanti a Paulès, Guggenhardt, Madouas, Alaphilippe e Mark Hirschi. Poi Roglic, Bilbao, Johannessen e Vlasov. Tanto vediamo tutti gli staccati, gara che è diventata molto dura come lo sarà poi dal vivo. Tanto simuliamo tutto. Prima gara su YouTube che vinco su Pro Cycling Manager, ma giustamente con una squadra di questo genere è anche difficile non vincere. E questa squadra è quella che Tadej Pogačar avrà anche domenica. Quindi, oltre a lui, mi immagino tanti piazzati del team UAE davanti al gruppetto. Gara che domenica avrà questi protagonisti. Il mio favorito rimane Tadej Pogačar. Van der Poel non lo so, io non lo metterei come favoritissimo. Piuttosto starei attento a Tom Pitcock che ha dimostrato una gran gamba e magari anche lui come Matej Moric la discesa lo potrebbe avvantaggiare, che sono due tra i discesisti più forti al mondo. Pitcock è anche molto veloce, quindi per questo secondo me è uno dei favoriti. Dobbiamo stare attenti anche poi alle seconde punte, li dobbiamo tenerli sott'occhio che magari tutti si coalizzeranno contro i più forti, che sono tutti quelli che vi ho raccontato, da Vlasov, da Felix Gall, Cosgrove, Johannes, Guillaume Martin, Grégoire, Madouas, Thijs Benoot che è sempre piazzato là davanti, Lutsenko che ha vinto il Giro d'Abruzzo di poco, Van Gils. Sono tutti corridori molto interessanti da tenere sott'occhio. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata anche al mio sito www.dscycling.com. Ci sarà anche un articolo riguardo ai favoriti di giornata sulla Liegi-Bastogne-Liegi, quindi mi raccomando, non perdetelo. Se non mi avete ancora seguito su Spotify, vi consiglio di andare a seguirmi anche là. Finora è uscita la prima puntata del DS Cycling, che trovate anche qua su YouTube, ovviamente. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E scrivete anche voi qua sotto nei commenti chi è il vostro favorito per la Liegi-Bastogne-Liegi. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima!